Sono Aldo Altamore dell'Università degli Studi di Roma III, del Dipartimento di Matematica e Fisica, nonché collaboratore della Specola Vaticana. Questa sera vi parlerò degli strumenti scientifici che ha usato padre Angelo Secchi nelle sue molteplici attività. In questa prima diapositiva viene riportata una frase di Carrara del 1903 in cui si dice di Secchi: la sua produzione sembra rappresentare piuttosto l'operosità di un corpo scientifico che quella di un solo individuo. Infatti gli interessi di Secchi, come abbiamo visto anche nella relazione della dottoressa Chinnici, sono stati i più vari, oltre alla fisica, all'astrofisica, all'astronomia, ha affrontato numerose altre tematiche, molte anche di interesse pratico e di servizio alla cittadinanza. Qui sono giusto alcune opere di Secchi che un po' riassumono questa sua attenzione. Prima di tutto vale la pena citare il suo testo sull'unità delle forze fisiche, che effettivamente è il primo manuale di fisica a uso universitario pubblicato in Italia, quindi ha un'importanza, diciamo, notevole. E poi nel 1870 pubblica Le Soleil, che è un saggio sul Sole e sulla spettroscopia solare, Le Stelle, dove con grande dettaglio poi presenta la sua classificazione spettrale, Le Lezioni di Fisica Terrestre, che sostanzialmente è un volume di scienze naturali indirizzato alla formazione delle ragazze, era indirizzato alle scuole tenute dalle suore che formavano le giovani maestre, diciamo. Tra le pubblicazioni periodiche dobbiamo ricordare il Bollettino Meteorologico, che, come è stato accennato anche prima da Eliana Chinnici, non conteneva solamente informazioni meteorologiche, ma anche corrispondenze scientifiche da tutto il mondo. Andiamo avanti. Ecco, i luoghi. Vediamo i luoghi, già abbiamo visto il Collegio Romano, fondato praticamente da Sant'Ignazio, quindi con il sostegno di Papa Gregorio XIII, la Chiesa del Gesù, questa a destra è la volta della Chiesa di Gesù affrescata da Frate Pozzo, ma soprattutto la Chiesa del Gesù si caratterizza per il fatto che manca la cupola. La cupola non fu mai costruita e fu surrogata da questa tela che ne imita la prospettiva, ed è ancora anche questa un'opera del gesuita fratello Pozzo. Ecco, i telescopi di Secchi erano installati sui pilastri che dovevano sostenere la cupola. Allora vediamo qui, avrei bisogno di un mouse, vediamo, ecco, qui una mappa, questo è il giro della cupola, qui è dove c'è la tela. Secchi costruisce, fa progettare dall'architetto Vescovali il nuovo osservatorio,
trasferisce lo strumento, il circolo meridiano di Hertel, che prima era nella vicina Torre Calandrelli, che adesso andremo a vedere. Quindi questo è un osservatorio astronomico costruito di sana pianta. Ci sta una cupola principale, questa qui a destra, che ospitava il telescopio MERS, poi qui a sinistra quella del circolo meridiano di MERS, qua sotto di Hertel, scusate. Qua sotto l'ingresso monumentale dell'osservatorio, mentre in alto, dall'altra parte rispetto alla parte dell'osservatorio astronomico, questo pochi lo sanno, c'era l'osservatorio geomagnetico con strumenti magnetici di vario tipo per il monitoraggio delle variazioni del magnetismo terrestre. Questo fu costruito da Secchi più tardi e doveva poi essere completato anche con un reparto elettrico, che poi non fu completato perché a causa sostanzialmente della morte di Secchi. E qui a destra vedete come è collocato l'osservatorio rispetto alla chiesa. Ecco, questa è la Torre Calandrelli che prima di Secchi ospitava il circolo meridiano, lo strumento dei passaggi, ed era l'unico osservatorio del Collegio Romano. La Torre Calandrelli appare ancora così identica anche oggi, ed è ospita oggi come allora un osservatorio meteorologico, di cui poi vi parlerà domani, penso, la dottoressa Carmen Beltrano, parlando della meteorologia di Secchi. Questa è un'immagine della chiesa con la cupola di Secchi e si vede anche vedete un telescopio che non è più quello di Secchi, ma è quello costruito dopo il 1895, che poi adesso andremo a vedere anche che fine ha fatto questo strumento. Qui sono diverse immagini, a sinistra l'interno della cupola da una stampa del 1860, a destra la stessa cupola come oggi, quello che resta solo il pilastro, in basso, sempre della stessa serie di stampe, la cupola vista dall'esterno, a destra come era nel 1901 ancora. La cupola è stata smantellata nel 1938 circa, perché fu necessario trasferire il telescopio dal Collegio Romano alla nuova sede di Monte Mario, sede dell'Osservatorio Astronomico di Roma. Quindi, per agevolare lo spostamento del telescopio, che non poteva essere portato per le scale, fu smantellata la cupola e rimase scoperchiata. Una nota interessante è questa: se voi vedete la stampa dell'interno del 1860, quella è una stampa di propaganda dello Stato Pontificio, perché è tratta da una pubblicazione che si intitola Le scienze e le arti nella Roma di Pio IX. E se voi vedete i personaggi, quanto sono alti rispetto al pilastro, vi rendete conto che è assolutamente fasulla, perché una persona nella realtà, vediamo un po' se ve lo riesco a far vedere, qui non c'è la cosa, c'è una fotografia mia vicino al pilastro, il pilastro è alto così, poco più di me, quindi la stampa a sinistra non rispecchia le proporzioni reali. Lo strumento che si vede è il MERS, il telescopio MERS rifrattore acquistato da Secchi,
questo invece è il progetto dell'osservatorio realizzato appunto dall'architetto Angelo Vescovali, che è un architetto abbastanza famoso perché è quello, ad esempio, che ha contribuito alla costruzione di diversi ponti a Roma sul Lungotevere al tempo in cui sono stati fatti i muraglioni. Ecco, questo è l'ingresso monumentale alle cupole. A sinistra si va al circolo meridiano, a destra la cupola del MERS. Della classificazione spettrale è già stato fatto cenno, egli con i suoi telescopi e con gli spettroscopi osservò più di 4.000 stelle e fece per la prima volta una classificazione in temperatura e in quattro tipi spettrali. Poi, come ha accennato Fratel Gai, questo lavoro fu ripreso dagli americani che osservarono anziché 4.000 stelle più di 100.000 stelle e imbastirono la classificazione spettrale moderna. Adesso andiamo a vedere rapidamente a uno i vari strumenti, partendo dai telescopi, poi vedremo gli spettroscopi, poi andiamo a dare un'occhiata agli strumenti magnetici, gli strumenti geodetici e poi vedremo anche, faremo un cenno anche al disco di Secchi. Telescopi dell'osservatorio di Secchi. Allora, nel 1849, quando Secchi diventa direttore dell'osservatorio del Collegio Romano, succedendo al padre De Vico, trova uno strumento che è il circolo meridiano che è mostrato qui a sinistra in un disegno, al centro in una fotografia storica tratta dall'archivio dell'Osservatorio Astronomico di Roma e a destra lo strumento così come è attualmente nel museo dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari, che questo strumento poi quando è stato tolto dal Collegio Romano, prima è finito a Catania e poi è finito all'Osservatorio di Cagliari. Ha funzionato per un certo tempo e poi è stato messo nel museo. Nel 1895 il nuovo direttore succeduto a Secchi, Pietro Tacchini, sostituisce il circolo meridiano, lo sostituisce con uno strumento più moderno, il meridiano Salmoiraghi, che ancora oggi noi abbiamo. Eccolo qua, questo lo si può ammirare ancora nella sede di Montepolso, dell'Osservatorio Astronomico di Roma. C'è la rotonda all'ingresso dell'osservatorio, al centro c'è in esposizione questo strumento. A destra vediamo lo stesso strumento come era collocato nella sala del meridiano del Collegio Romano. Il rifrattore MERS, e qui arriviamo a una storia abbastanza triste. Allora, il rifrattore MERS sostanzialmente viene smontato nel 1895 quando Tacchini realizza un nuovo telescopio Steinel Cavignato, più grande, con un diametro maggiore, e già all'epoca viene sostanzialmente messo in magazzino e musealizzato. E qui vediamo il telescopio di Merz in una foto presa intorno al 1940 e il telescopio è in esposizione all'interno del Museo Astronomico Copernicano a Montemario. Cosa succede?
Ecco, qui questa è la fotografia che volevo vedere, far vedere prima. In basso vi rendete più o meno conto di quant'è alto il pilastro rispetto a una persona reale, come si vede. A destra c'è un'immagine del telescopio MERS di Palermo, con cui lavorò Tacchini, che è assolutamente gemello di quello di Secchi. Quindi noi possiamo avere ormai, questo poi è stato restaurato, diciamo, recentemente, e ci dà una immagine concreta di come lo strumento si presentava. Ecco, questo è il telescopio Stanel Cavignato, che sostituì il MERS di Secchi nel 1895. E poi nel 1938 anche questo fu trasferito nella cupola principale dell'Osservatorio Astronomico di Roma a Montemario. Ecco, la storia triste è questa. Il telescopio di Secchi e il rifrattore Stanel Cavignato andarono perduti nel luglio 1958 a causa di un incendio scoppiato nella cupola centrale dell'Osservatorio Astronomico di Montemario. Perché andarono perduti tutti e due se il telescopio di MERS stava nel museo? E perché il professor Armellini, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Roma, al tempo pensò a un certo punto che quel telescopio di ottima fattura, di ottima qualità, era sprecato tenerlo nel museo ed ebbe l'idea di affiancarlo all'altro nella cupola principale dell'osservatorio. Nel luglio 1958 scoppia questo incendio, qui a destra c'è un'immagine dei vigili del fuoco che stanno rimuovendo i residui. E tutti e due gli strumenti vanno distrutti. Tra l'altro io ricordo personalmente questo episodio perché ero bambinetto, avevo 8 anni al tempo e abitavo sotto le pendici di Montemario, per cui la cosa fece impressione. Voglio farvi vedere a questo punto un filmato luce del tempo che descrive l'incendio, poi speriamo di poter ripartire. Vediamo, Dalla cupola di Montemario soltanto uno scheletro annerito è rimasto ad irridere, sembra all'ansia presuntuosa dell'uomo di esplorare fuori del proprio granello di polvere. Ma l'animo nobile dello scienziato è invece rivelato da un tragico fatto che ha accompagnato l'incendio dell'Osservatorio Romano. L'insigne professor Giuseppe Armellini, strappato a forza dal disastro, è morto di crepacuore. È in nome suo che Roma ha l'impegno di ricostruire questa sentinella del cielo che ha tanto ampliato l'orizzonte del mondo. Facciamo ripartire, così Dalla potete cupola di vedere Montemario soltanto bene uno scheletro annerito è rimasto ad irridere, sembra il all'ansia presuntuosa tubo dell'uomo sulla di esplorare sinistra. fuori del proprio granello di polvere. Ma l'animo nobile dello scienziato è invece rivelato da un tragico fatto che ha accompagnato l'incendio dell'Osservatorio Romano. L'insigne professor Giuseppe Armellini, strappato a forza dal disastro, è morto di crepacuore. Ecco, È in nome questo suo che qui, Roma ha l'impegno di di cui è ricostruire questa rimasto sentinella solo lo del cielo che ha scheletro tanto e ampliato mezzo. l'orizzonte del mondo. Basta. Siamo Dalla cupola di rattristati. Montemario soltanto uno scheletro annerito. Armellini no, non si vede in questo, ci sono altre immagini. No, poi credo che ce ne sia una in cui si vede. Vediamo. Dunque, dobbiamo ripartire con la presentazione. Andiamo avanti, così ripassiamo. Ecco, andiamo avanti ancora. Rifrattore MERS, qui abbiamo visto tutto. L'incendio, questo l'abbiamo visto. Ecco, qui
abbiamo quello che resta del MERS. Allora, quello che resta sono materiali esposti al Museo Astronomico di Montemario, sono alcuni micrometri, qui a sinistra, li vedete, lo vedete, alcuni oculari, la testa porta oculari, qui si legge, se non so se riuscite a leggere, MERS, Monaco, e la ruota d'ascensione retta, quindi soltanto gli oculari perché erano a parte, si sono salvati, e poi le parti, alcune parti metalliche. Il rifrattore Cauchois. Questo è uno strumento acquisito dall'Osservatorio del Collegio Romano prima di Secchi, nel 1825. Qui lo vediamo nella sua montatura originale, che era una montatura alta azimutale, anche abbastanza complessa, accroccata. Una montatura alta azimutale, come sapete, si muove esattamente, lo strumento si muove esattamente come su un cavalletto da macchina fotografica, in altezza e in orizzontale in azimut, no? Quindi comunque. Quando arriva Secchi, la prima cosa che fa è realizzare una montatura equatoriale. Questo anche perché la montatura equatoriale poi permette di compensare più facilmente la rotazione terrestre, quindi il moto apparente dell'astro, semplicemente con un movimento che può essere poi anche motorizzato. Diciamo, questo sistema viene ancora usato ai giorni d'oggi, a parte i sistemi più sofisticati ormai in cui si muove tutta la cupola, ma non ne parliamo. Ecco, così questo strumento lo abbiamo ancora, è esposto a Monteporzio con la sua montatura, e adesso diremo diverse cose di questo. Ecco, qui lo vediamo quando ancora stava al Collegio Romano, in una cupoletta che poi fu smantellata e stava lì vicino alla zona del circolo meridiano. Lo vediamo montato sopra una nuova montatura che ancora oggi abbiamo. E l'astronomo che sta osservando è proprio Giuseppe Armellini, che a quel tempo era diventato direttore dei due osservatori unificati, quello del Campidoglio, che stava praticamente sopra lo studio dell'attuale sindaca Raggi, nella torre del Campidoglio, e quello del Collegio Romano. I due osservatori furono unificati sotto un'unica direzione e poi nel 38 divennero osservatorio astronomico, nel 36 anzi. Questo telescopio è rimasto operativo fino a circa 1980. E indovinate chi ha fatto l'ultimo lavoro scientifico con questo strumento? Ecco qui, nel 1970, io studente universitario, ho collaborato alle osservazioni del transito di Mercurio davanti al disco solare con questo telescopio. Io ero proprio addetto a fare le fotografie con questo telescopio. Qua sotto vedete i ringraziamenti a me per la collaborazione. E qui a destra, insomma, ci sono le caratteristiche dello strumento e come furono fatte le osservazioni. Poi che è successo? Ecco, lo strumento è ancora, no, la montatura in realtà è ancora nella cupola ovest di Montemario,
Ed è rimasto l'obiettivo del MERT, del Kosciuà è rimasto in quella cupola sul suo tubo fino a circa il 1980. Nel 1980 è stato tolto, smantellato, al suo posto è stato messo un nuovo tubo con un diverso obiettivo. E l'obiettivo che fine ha fatto? È stato immagazzinato. Come è stato immagazzinato? È stato riposto dentro una scatola di biscotti, dopodiché si è perso nei magazzini dell'osservatorio fino al 2013. Qui si vede l'obiettivo del Kosciuà affiancato al primo obiettivo di cui vedremo dopo. Allora, il problema è stato... Qui che cosa è successo? È successo questo. L'obiettivo era custodito dentro questa scatola di biscotti ed era depositato nell'officina di meccanica fine che era... gestita da Giorgio Bonvino al tempo, un tecnico molto famoso dell'osservatorio, molto bravo, e il quale lo tenne lì fino al momento del pensionamento. Al momento del pensionamento che fece? Consegnò le chiavi del suo laboratorio senza fare un passaggio di consegne. Per cui poi quella roba venne dimenticata e poi appunto l'unica traccia era... questa informazione sulla scatola dei biscotti e alla fine poi frugando nei magazzini, qui siamo nel cavode sostanzialmente del Museo Astronomico, siamo nel 2014, l'obiettivo viene ritrovato dentro la scatola dei biscotti, ancora avvolto in tabulati di quelli dei calcolatori elettronici dell'epoca, non so se qualcuno se li ricorda, e poi a quel punto è stato rimontato sulla sua montatura originale, eccola qui. Questo è un altro strumento ideato da Secchi, che prende il nome di termoeliometro e sostanzialmente è il prototipo di un bolometro solare che misurava sostanzialmente l'energia solare praticamente su tutto lo spettro, compresa diciamo la zona non visibile, diciamo ultravioletto, infrarosso. Si tratta sostanzialmente di una caldaietta di legno in cui sono posti due termometri, come potete vedere. Il primo, quello più interno, sta in una cavità che è investita dalla luce solare che entra attraverso un foro piccolissimo. Il bulbo è nero, si riscalda e quindi si fa una misura di temperatura. Una seconda misura di confronto viene fatta col secondo termometro che è immerso in una camera isolata più esterna che contiene acqua o aria. Dalla differenza delle due temperature, sostanzialmente con un po' di conti di calorimetria, si riesce a risalire all'energia assorbita. Questo strumento, insieme a diversi altri costruiti da Secchi, progettati da Secchi, è stato costruito dalle officine Brassard, che avevano sede a Roma. L'officina Brassard si trovava sostanzialmente al piano terra dove c'è oggi gli uffici della chiesa di Sant'Ignazio,
all'ingresso dell'osservatorio meteorologico. Infatti questa sala, come sa bene Carmen Beltrano, è stata in dotazione all'Istituto di Meteorologia fino a un paio d'anni fa. Ecco, qui c'è una descrizione del meteorografo prodotto da Ermanno Brassard, perché in questa officina venivano prodotti i meteorografi che poi venivano venduti in tutto il mondo. Poi ve ne parlerà Carmen domani. E qui questo è un catalogo, uno lo sfoglia e può trovare il prezzo del meteorografo che più gli si addice, ma questo è argomento di domani. Ecco qui il meteorografo, e vedete lì sopra in alto c'è scritto Brassard. E andiamo agli spettroscopi, andiamo rapidamente. Allora, la spettroscopia sostanzialmente parte da Newton, il quale è il primo a disperdere la luce per mezzo di un prisma. Siamo nel 1672. Il principio è la variazione dell'indice di rifrazione in funzione della lunghezza d'onda. Quindi sul prisma incide un raggio di luce bianca, dall'altra parte escono le radiazioni dei vari colori. Si ottiene lo spettro. E l'idea di Secchi qual è? Adesso qui c'è un dubbio: di Secchi o di Respighi? L'idea di Secchi, adesso vediamo, è quella di realizzare un prisma e di metterlo davanti all'obiettivo del telescopio, cioè proprio davanti sulla bocca del telescopio. Lui lo fa rotondo, e in questo modo, in luogo delle immagini delle singole stelle, osserva le immagini degli spettri. Questa è una tecnica che viene usata ancora oggi, ed è stata usata per lunghi anni, specialmente negli anni 50, 60 e 70. Ad esempio, alla Specola Vaticana c'è un telescopio Schmidt a largo campo che ha in dotazione ben tre di questi prismi, e speriamo presto di poterli mettere in esposizione pure questi. Ecco, questi sono rispettivamente il prisma obiettivo di Secchi e quello di Respighi. Vedete, sulla immagine a sinistra è una fotografia di Respighi, si legge: il primo inaugurato al mondo il 18 febbraio 1869. Quindi con questa foto Respighi rivendica la priorità dell'invenzione. Effettivamente può essere così, perché il prisma di Respighi è un prisma vero e proprio. Poi Secchi ha l'idea di farlo rotondo e di adattarlo. E a destra il prisma di Secchi in una foto d'epoca. La cosa interessante del prisma di Secchi è che poteva essere adattato sia al MERS che al Cauchoix attraverso un supporto meccanico, sì. Vedete, perché il rifrattore MERS aveva un diametro di l'obiettivo di 24 cm, il Cauchoix di 17 cm. Quindi per adattare il prisma costruito sostanzialmente per Cauchoix, per adattarlo al MERS bisognava inventare un marchingegno per ridurre l'imboccatura, e questa è l'immagine tratta dalle pubblicazioni di Secchi. Questo oggetto naturalmente è andato perduto. Poi altri spettroscopi che vengono usati
sono rispettivamente lo spettroscopio angolare, che è quello classico che si usava nei laboratori di chimica e di fisica, e lo spettroscopio a visione diretta di amici Hoffman. Vediamo per primo quest'ultimo sulla sinistra. Voi avete visto prima la curva di dispersione di un vetro. Ora, in ottica vengono usati classicamente due tipi di vetro di composizione leggermente diversa, il vetro flint e il vetro crown, che sostanzialmente contengono diverse percentuali di piombo e diverso indice di rifrazione. Questo tipicamente, poi questi due tipi di vetro servono ancora, diciamo, per creare dei doppietti, delle lenti doppie che correggono l'aberrazione cromatica nei telescopi rifrattori. Allora, accoppiando, vedete, vetri di tipo diversi, e qui sono indicati con P e Q, si ha la dispersione da un prisma all'altro, però c'è il vantaggio che lo spettro, che lo spettroscopio lo punto nella stessa direzione dell'oggetto, quindi io voglio osservare quella luce là, punto lo spettroscopio direttamente in quella direzione, quindi per questo è a visione diretta. A destra invece lo spettroscopio angolare, che non è altro che appunto uno spettroscopio tradizionale a uno, due o più prismi attaccato al telescopio. Qui, ecco, vi fa vedere in maggiore dettaglio come era fatto lo spettroscopio di Secchi. In alto U è il tubo del telescopio, cioè sostanzialmente questa posizione qui, se non c'è lo strumento si può mettere un oculare, poi torniamo indietro, poi c'è il collimatore con una fenditura, anzi ci deve essere la fenditura per selezionare una piccola porzione di luce, la luce cade sui prismi, i prismi disperdono la luce e poi questa viene osservata attraverso l'oculare che sta qui sulla destra. Poi eventualmente, e già lo faceva questo Secchi, si poteva usare una sorgente per uno spettro di confronto, dove veniva bruciata una certa sostanza che produceva uno spettro conosciuto, e questo permetteva di fare una calibrazione delle lunghezze d'onda. E eventualmente, per migliorare ulteriormente la risoluzione dello strumento, si poteva aggiungere dalla parte dell'oculare anche un prisma di Hoffman, questi a visione diretta che abbiamo visto prima. Ecco, l'idea appunto rivoluzionaria di Secchi è stato proprio quello di applicare lo spettroscopio al telescopio e quindi studiare la natura chimico-fisica delle stelle, cosa che non era stata fatta prima. Vi voglio far vedere la pazienza che aveva Angelo Secchi nel fare, insieme a Pietro Tacchini, nel fare le sue ricerche. Mostrandovi questo disegno delle protuberanze solari. Ora, questa sembra una fotografia di una protuberanza solare. Le protuberanze solari normalmente si osservano durante l'eclisse totale di Sole, quando la Luna, il disco lunare, copre completamente la fotosfera solare, e al bordo si vedono questi getti rossi che raggiungono altezze molto alte e molto grandi rispetto alla fotosfera solare,
Sono rossi perché, rosse perché emettono essenzialmente nella riga H-alfa dell'idrogeno che cade proprio nel rosso e quindi possono normalmente essere osservate solo durante l'eclissi. Oggi ci sono sistemi, filtri interferenziali che permettono di farlo normalmente anche a costo molto limitato, anche in maniera quasi casalinga. Ci sono degli strumentini che si chiamano Coronado che permettono di osservare le protuberanze anche fuori dell'eclisse. Allora loro invece come facevano? Sostanzialmente, vedete di qui al centro, è un disegno originale di Secchi. Che facevano? Prendevano la fenditura dello spettroscopio, che è quella mostrata in nero, quella striscia nera, e poi si muovevano lungo il bordo solare alla ricerca della protuberanza. Quando appariva una luminosità nella fenditura, avevano trovato la protuberanza. A quel punto che facevano? Lo si vede nella figura di sotto. Facevano letteralmente una scansione della protuberanza, esattamente come fa oggi un nostro scanner quando legge un documento, solo che loro che facevano riga per riga. Vi ricordo che loro osservavano solo questo pezzettino in bianco. Riga per riga ricostruivano a mano, con l'occhio e la mano, il profilo della protuberanza e riuscivano a ottenere questi disegni. Non solo, adesso di queste tavole di Secchi ce ne sono pubblicate di diverso tipo, e in alcune di queste fatte in collaborazione tra Roma e Palermo, perché avevamo detto c'erano gli strumenti gemelli, e addirittura si riesce a vedere l'evoluzione della protuberanza durante tutta la giornata. Quindi fa una specie anche di, diciamo, cinematografia, se vogliamo, del fenomeno. Anche Respighi col suo strumento faceva questi lavori, però lui aveva meno voglia di lavorare. Che faceva? Prendeva, usava una fenditura larga, ci buttava dentro tutta la protuberanza e osservava direttamente, sempre in H-alfa, l'immagine di tutta la protuberanza, con molto meno dettaglio. Però riusciva a fare un lavoro molto più rapido e in questo modo ha costruito delle tavole che seguono l'evoluzione della protuberanza nel corso di tutti i giorni, delle protuberanze, diciamo, nel corso di tutti i giorni per tutto l'anno e per diversi anni. Abbiamo ancora qualche esemplare di queste tavole, che tra l'altro erano andate perdute, pure queste sono state fortuitamente ritrovate. Queste addirittura, vi racconto la storia, visto che abbiamo un po' di tempo, queste tavole di Respighi furono buttate via dall'Osservatorio Astronomico di Roma al momento in cui arrivò il nuovo direttore dopo Ormellini. In quel giorno, mentre stavano buttando via nell'immondizia queste tavole, prendeva servizio un tecnico dell'osservatorio. Era il primo giorno di servizio e stava lì ad assistere a questa scena. Dice: ma che fate questa roba? Stiamo buttando via perché il direttore ha dato ordine di sgombrare. E lui dice: beh, me le posso prendere io? E prendile. E quindi se le è prese, se le è portate a casa, anche queste sono state a casa sua per 35 anni, così. Dopodiché viene da me e dice: guarda, io ho sta roba a casa, vorrei farla tornare
al Museo dell'Osservatorio Astronomico di Roma. E così adesso abbiamo recuperato. Adesso voglio dare anche un cenno alla strumentazione magnetica, di cui è rimasto molto poco. Ecco, innanzitutto diamo un'occhiata al locale dove era collocata la strumentazione magnetica. Avete visto prima lì la mappa, sostanzialmente dalla parte opposta dell'osservatorio astronomico rispetto alla cupola, al buco della cupola, c'era questo salone dell'osservatorio magnetico. Secchi provvede a togliere da quel locale qualunque cosa sia di metallo per non disturbare le osservazioni magnetiche, e dopodiché installa diversi strumenti di cui abbiamo tutte le descrizioni, abbiamo le incisioni, degli strumenti ne è rimasto solo uno, il magnetometro a bilancia che vedete lì a destra, e sopra c'è l'incisione di Secchi. Sostanzialmente questo permetteva di misurare la componente verticale del campo magnetico terrestre e le sue variazioni. Poi c'era un inclinometro di cui vedete l'incisione lì, e a destra c'è lo strumento, ma non è quello di Secchi, ma è uno strumento che sta a Moncalieri, mi sembra. Come erano strumenti commerciali, questi venivano anche acquistati, sul mercato, e c'aveva anche qualcun altro, e questo strumento, quindi sappiamo esattamente come è fatto. Lì era l'abide in cui, appunto, si dice 1858 Pio IX finanziò l'istituzione di questo osservatorio magnetico, che fu il primo d'Italia, sostanzialmente il primo osservatorio magnetico in Italia, perché ce n'erano altri in Russia e in Germania, ma in Italia non c'era niente. Va bene questo. Poi doveva essere fatto anche un reparto per la misura dell'elettricità atmosferica. Qualche cosa fu fatto, c'è un elettrometro di Nobili sopra questa torretta, reparto che poi doveva essere espanso, ma poi non se ne fece più niente, perché a causa della morte di Secchi, in sostanza. E poi qui abbiamo l'altro capitolo che riguarda la geodesia, l'altro campo di cui Secchi si è interessato. Se voi fate una passeggiata dalla tomba di Cecilia, sull'Appia Antica, dalla sua tomba di Cecilia Metella a Capo di Bove, che è un torrione, una tomba che sta a 600-700 metri di distanza, percorrete un tratto degli 11 chilometri dell'Appia Antica, che ha questa caratteristica di essere un perfetto rettilineo per 11 chilometri, da Cecilia Metella fino alle Frattocchie, là dove l'Appia Antica oggi si ricongiunge con l'Appia Nuova. Allora, Secchi che cosa fa? Su incarico sempre di Pio IX riprende l'idea di fare una misura geodetica, cioè di costruire il primo triangolo che avrebbe poi permesso di costruire tanti triangoli successivi per realizzare le carte topografiche, che poi sono quelle carte
che molti di voi e molti di noi usano ancora sia per rivelamenti geologici che per andare a fare le scampagnate, passeggiate in campagna, sono quelle dell'Istituto Geografico Militare. Ecco qui la lapide di Capo di Bove ricorda questo fatto qui. A Cecilia Metella c'è un'altra lapide che ricorda che lì c'è il caposaldo A. Che cos'è il caposaldo? Il primo punto della base geodetica che doveva essere in qualche modo indicato. Come veniva indicato? Secchi che ha fatto? Ha semplicemente seppellito un blocco, un cubo di travertino, con al centro un tondino di ferro che era il punto di partenza. E questo è il caposaldo A. Il caposaldo B, dove sta? Sta a 11 km di distanza alle Frattocchie. Allora qui adesso vi racconto un'altra storia e poi concludo. Io ho letto questa storia perché Tullio Ebisch, che è il nostro esperto geodeta, ha scritto un articolo per il libro che abbiamo edito insieme a Padre Sabino della Specola, Ileana Chindici e altri collaboratori sulla vicenda di Secchi e sui suoi risultati scientifici. Allora, nel correggere, nel rileggere il testo di Ebisch, io leggo questa storia del caposaldo A a Cecilia Metella e del caposaldo B che doveva stare a Frattocchie ma che era perduto. Ora, premesso, io non ne sapevo niente di tutta questa storia, però al tempo, e ancora oggi poi, al Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma c'era un gruppo, e c'è ancora, che lavorava col georadar. Il georadar che cos'è? È uno strumento che sostanzialmente fa una scansione radar del terreno, in genere per trovare che cosa? O reminiscenze archeologiche, o molto più spesso fusti di immondizia sepolti, no? Porcherie varie, eccetera, quindi vengono chiamati anche per questioni ambientali. Allora io penso, ma questo è una cosa, è lo strumento per andare a cercare il caposaldo B alle Frattocchie. Allora, questa è la tesa di Secchi, che forse abbiamo pure ritrovato, qualcuno, c'è un qui, grazie agli amici di Reggio Emilia, forse l'abbiamo ritrovata, che sta al Genio Civile di Napoli, adesso verificheremo. Questo quindi è lo strumento con cui Secchi ha misurato la base geodetica. Questa è la tesa, lo stesso, questa sbarra che serviva per fare le misure, che sta a Pulco, San Pietroburgo, quindi è molto simile. E vedete là c'è un poster in cui viene mostrata invece quella che presumibilmente potrebbe essere quella usata da Secchi, che sta al... Ecco, allora, questo è il georadar, quindi che fa appunto una scansione del terreno. Allora chiedo al gruppo di Roma 3 di fare questa scansione in quella zona, individuiamo l'area, che vedete è un'area lunga 25 metri e larga 3 metri, quindi una bella mattina il georadar va lì e fa la scansione di tutta quest'area qui, e questi sono i risultati. Vedete che lì c'è un segnale in rosso che evidenzia la presenza di un qualche cosa sepolto.
dopo questo risultato che facciamo? Mobilitiamo tutti quelli che potevamo mobilitare, lega ambiente, i geometri di vario genere, la sovrintendenza, e dopo qualche mese si va lì e si fa lo scavo. E così cos'era? Il 16 gennaio 2013 viene ritrovato il caposaldo, che è mostrato qui in figura, vedete la pietra col tondino di ferro, l'altro, quello a Cecilia Metella, non l'abbiamo mai visto perché sta in un tombino, ma nessuno lo va a aprire. Anche quello è stato ritrovato fortuitamente, perché quando Rutelli ha fatto rifare la pavimentazione dell'Appia Antica, hanno risistemato, è saltato fuori questo tombino, l'hanno trovato e hanno messo quella là. Il coperchio del caposaldo, che vedete questo, cioè c'era una cornice di marmo più il coperchio, e stava lì buttato dentro la torre, perché siccome lì è un tratto di Appia Antica dove ci passano le macchine, dava fastidio in mezzo alla strada, qualcuno l'ha preso e l'ha tolto e l'ha buttato dentro la torre. Quindi poi, a cura della sovrintendenza, è stato recuperato e adesso sta nella sede del Parco dell'Appia Antica, alla ex Cartiera Latina, all'inizio dell'Appia Antica. E credo che qui abbia... ah no, il disco di Secchi. Vabbè, il disco di Secchi, c'è stato già un cenno, è una cosa molto semplice, cioè vedete un disco che viene immerso in acqua e serve per misurare la torbidità dell'acqua. Quando il disco sparisce si misura la lunghezza della corda, e la lunghezza della corda, diciamo, è proporzionale alla torbidità dell'acqua. Secchi fece queste misure al largo di Civitavecchia sulla pirocorvetta Immacolata Concezione, di cui abbiamo visto una incisione prima nella relazione di Leana, che era comandato dall'ammiraglio Cialdi. Ecco, e qui vediamo, vedete la pubblicazione di Secchi, la tavola prodotta da Secchi con le varie informazioni sulle condizioni del tempo, il vento e varie caratteristiche dell'altezza del sole, presenza o assenza di ombra e poi la profondità a cui il disco sparisce. La cosa interessante è che questa tecnica viene ancora usata oggi per misurare la torbidità delle acque, anche se ci sono diciamo dei mezzi più sofisticati, però viene affiancato ai mezzi più moderni. Perché... ecco, questo è un disco di Secchi che è esposto in Museo del Portogallo, e che è appartenuto al re Don Carlos I di Portogallo, che pare fosse un oceanografo, anche all'oceanografo. Questa fotografia è stata fornita dal dottor Brenni del CNR di Firenze, che forse è il massimo esperto nazionale di strumentazioni scientifiche. Se voi avete un qualunque oggetto strano a casa vostra, mandate una fotografia a Brenni e lui vi dice vita, morte e miracoli, solo con uno sguardo. Fine il meteorografo, ma questa è solo un'immagine. Il meteorografo è la prima stazione meteorologica automatica del mondo. Secchi era un appassionato di tecnologia e dell'applicazione della, questo l'avete capito, dell'applicazione della tecnologia a vari campi. E con la costruzione del meteorografo lui sfrutta tecnologie meccaniche, elettriche,
di registrazione, di trasmissione anche dei dati, perché c'era anche una certa complessità nel portare i segnali dai vari rivelatori, alcuni dei quali stavano addirittura sulla Torre Calandrelli, mentre il meteorografo stava sulla chiesa di Sant'Ignazio. E con questo strumento lui ha continuato a fare osservazioni meteorologiche, fu esposto all'Esposizione Universale di Parigi della fine dell'Ottocento e prese anche un premio da parte di Napoleone III con la medaglia d'oro che ancora abbiamo, sta sempre a Monte Porzio Catone, e anche una discreta cifra in denaro, 1.000 franchi d'oro. E così credo che abbiamo concluso. Grazie della pazienza.